Buonasera ragazze, buonasera a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Un po' diverso dal solito. Come vedete sono in pigiamata, truccata perché oggi è Halloween, quindi buon Halloween a tutti voi, mi raccomando, divertitevi questa sera. Qui a Torino purtroppo c'è il diluvio universale anche oggi e quindi non usciremo, non faremo nulla di particolare in giro. Però mi sono truccata perché ho promesso a Federico che avremmo fatto comunque una seratina in casa, quindi allestire un po' il soggiorno con delle candele, faremo una serata a cartoni animati a tema Halloween, qualche cosa da stuzzicare, qualche dolcetto, qualche patatina, insomma faremo una serata un po' particolare, ecco, magari lo faccio stare sveglio fino a tardi perché tanto domani non ha scuola, insomma una cosa un po' che a lui può sicuramente stimolare e divertire. Detto ciò, ho pensato che video faccio, visto che video trucco, non esco e non mi trucco da strega o da vampira, e quindi sono stata indecisa fino all'ultimo su cosa farvi, cosa fare di carino per Halloween, e quindi mi è venuto in mente questo tipo di video un po' strano, che magari non a tutte voi può interessare, però che riguarda comunque la paura, visto che è Halloween, quindi tema Halloween, paure ci stanno sempre bene, e sono le paure di una mamma incinta. Chiacchieriamo tra di noi, vi racconto un po' quali sono un po' le mie paure del periodo, che riguardano l'essere sia mamma che in dolce attesa, quindi che riguardano sia la gravidanza che il mio ruolo come mamma o come futura doppia mamma, ecco. E niente, quindi mi sono messa qua comoda sul mio letto e ho pensato, ma sì, mi faccio quattro chiacchiere tra amiche, qualcosa di semplice che magari vi può tenere compagnia, soprattutto magari può interessare a chi di voi è in dolce attesa o chi appunto è già mamma, può essere una cosa carina per confrontarci un pochino. Per tutti gli altri che non sono interessati, io vi lascio comunque qui un'altra tipologia di video che ho già fatto, diversamente ci vediamo a un prossimo video. Allora, le paure di una mamma incinta sono tante, io credo un po' per tutte. Nel mio caso, tenendo conto del fatto che è la mia seconda gravidanza, come dico sempre a Riccardo, riguardante un po' il parto, perché è una delle tante paure che ho, nonostante io l'abbia già vissuto e nonostante io sappia già di cosa si tratta, per l'appunto dico molto spesso a Riccardo, non so se è meglio arrivare al giorno del parto consapevoli di cosa si prova, ovviamente mi riferisco al parto naturale, o se è meglio arrivare un po', no, come prima gravidanza, un po' al classico appuntamento al buio, che siamo tutti d'accordo è comunque l'appuntamento al buio più bello che possa esistere per una donna, e su questo non ci piove. Però parlando di dolori e paura di soffrire, sicuramente una delle paure più gettonate in una donna in dolce attesa, compresa la sottoscritta, nel senso che nonostante io sappia già appunto di cosa si tratta, il mio dilemma è, non è che essere al secondo figlio sia meglio perché sai già tanto a che cosa vai incontro, non lo so, perché dipende come ti è andato il primo parto. Il mio primo parto è stato lungo perché io ho rotto le acque alle 3 di notte. E in caso vi lascio il link sempre qui sopra, non mi ricordo mai se a destra o a sinistra, comunque qua sopra, e ve lo lascio anche nell'info box, che magari per le più curiose potete vederlo dopo. C'è proprio il video dove io parlo e racconto nel dettaglio il mio primo parto, quindi non sto a dilungarmi troppo su questo argomento, in caso andate a rivedere quel video lì. Però è durato tanto perché ho avuto le contrazioni naturali che non portavano ad essere pronta per un parto, quindi ho atteso finché non si poteva più attendere perché avevo rotto le acque già da un giorno e mezzo, e mi hanno fatto appunto l'ossitocina, che mi ha comunque portato ad avere una dilatazione in pochissime ore, se non erro un paio di ore, due o tre ore, infatti mi chiamavano quella del parto veloce
passava al medico per il controllo, a lei quella del parto veloce. Se lo dice lei, probabilmente dal momento in cui mi hanno iniettato l'ossitocina è stato veramente sono stata un fulmine. Però proprio perché sono stata un fulmine ho sofferto come un cane, quindi è stato troppo rapido, troppo veloce la dilatazione, quindi stavo tanto male e quindi ho paura, sicuramente non è tra le mie principali paure, perché comunque sono viva, sono sopravvissuta, ce l'ho fatta io, ce la fate voi, ce la si fa, noi siamo donne, siamo forti e sarei bugiarda a dirvi che non fa male, lo sappiamo tutte, fa male, però siamo forti, diciamo che siamo fatte per questo anche, quindi ce la dobbiamo fare, però ho paura, non è la mia principale paura il parto, perché comunque il mio primo pensiero è che, la mia prima paura è che quando nasce mi dicono che ha qualcosa che non va, che non sta bene. Ovviamente il mio primo pensiero è che lei stia benissimo, quindi la prima paura è questa, che ci sia qualcosa che non vada quando nasce, che mi diano brutte notizie di qualsiasi tipo, o addirittura che, nonostante uno possa pensare, beh dai, è meglio così non soffri il cesareo, si soffre, anche se non l'ho provato non so cosa vuol dire, grazie a Dio. Però è vero che subito non senti il dolore di un parto, però comunque dopo ti porti una ferita e hai bisogno di stare di più in ospedale, quindi comunque anche lì non è piacevole. Io non voglio assolutamente il cesareo e spero davvero che non ci siano problemi, che non sia podalica, perché ci tengo tanto che sia un parto naturale, lo spero veramente con tutto il cuore, nonostante faccia davvero magari più male rispetto alla noia di avere una ferita, però preferisco di gran lunga. Poi se voi avete avuto il cesareo fatemi sapere qua sotto, così mi preparo in caso dovesse mai capitare, speriamo di no, com'è, non lo so, rassicuratemi, insomma, ragazze, donne che avete provato il cesareo, purtroppo scrivetemi, lasciatemi un segnale di fumo qui sotto. Queste sono, diciamo, le due paure principali, le fatidiche paure di una donna incinta, per quanto mi riguarda perlomeno. Altre grandi paure non ce n'è, se non il fatto che mi sto rendendo conto che il tempo, ragazze, sta volando, cioè io sono già al sesto mese, il grosso degli esami l'ho fatto, quindi mi sto rendendo conto effettivamente che sta volando e ho paura che proprio il tempo mi scorra sotto le mani, anche perché comunque capite che per quello che ho passato io non credevo quasi più di avere un altro figlio, comunque un matrimonio è andato male, non pensavo neanche più di riuscire a ricredere nel genere maschile, invece Riccardo mi ha aperto un mondo, mi ha insegnato veramente cos'è l'amore, perché prima proprio di amore c'era ben poco, credetemi, e mi commuovo un po' a parlare di questo, però non pensavo davvero di arrivare, che il nostro amore potesse mai arrivare a una cosa così bella, e sono felicissima, siamo veramente al settimo cielo e quindi vorrei godermi davvero di più ogni singolo istante, ma il tempo mi sta scorrendo veramente veloce e sto cercando di godermi tutto il meglio possibile. Sto cercando veramente di godermi ogni singolo calcetto, ogni singolo movimento nella mia pancia, ogni singola sera in cui Ricky appoggia la testa sulla mia pancia per sentire i calcetti o le sue mani sulla mia pancia. Sto cercando veramente, ragazzi, di godermi tutto, perché sono cose che non tornano più indietro, non ci saranno più. Mi devo godere davvero ogni singolo istante, il preparare tutte le cose. Adesso già intorno al settimo mese consigliano appunto di avere comunque la valigetta pronta,
Quindi adesso piano piano sto cercando di darmi una mossa, di disinfettare tutte le sue cosine, di trovare quello che mi manca. Piano piano dovrò comprare anche quello che manca, anche per me, per poi il parto. Voglio che la valigia sia già pronta. Poi mi do tempo, diciamo, come ho detto a Ricky, voglio farla più o meno quando faremo l'albero di Natale, quindi intorno ai primi di dicembre. Vorrei, visto che dovrei essere intorno al settimo mese, vorrei iniziare a riempire la valigia, quindi a mettere tutto quello che mi serve, capire un po' la lista di cui ha bisogno l'ospedale. Sapete che ogni ospedale ha la sua, quindi voglio un po' informarmi, insomma, tutte queste cose. Quindi la paura che il tempo sta correndo, sta andando velocissimo e di non sentirmi ancora pronta, non lo so, che non ci sia tutto pronto. Questa è una paura un po' superficiale, però quando aspetti un figlio è una paura che dici: beh, mi devo dare una mossa, devo un attimino monitorare meglio il tempo. Altre paure, ragazze, beh, sicuramente l'idea, a volte ci penso, l'idea di non avere più solo Federico. Una di voi mi ha scritto una frase bellissima che mi ha detto, perché l'ho già accennata questa cosa, forse nel video in cui vi annunciavo la gravidanza o del primo trimestre, non ricordo. Tra l'altro tra poco vi farò il video sul secondo trimestre perché è quasi finito. Però appunto mi fa un po' strano l'idea di, come mi avete detto voi, c'è una ragazza che mi ha scritto appunto questo commento bellissimo, in cui sarà naturale perché l'amore non dovrai più darlo, non dovrai dividerlo per due figli, ma sarà di più. Cioè, adesso non ricordo le parole esatte che ha utilizzato, ma mi ha scritto un commento che mi ha fatto davvero riflettere. E diciamo che, come dico anche a Riccardo, non mi rendo ancora conto di questa cosa. Io mi ricorderò sempre che quando è nato Federico è tra virgolette stato un po' uno shock, nel senso che per quanto ce l'hai nella pancia, per quanto lo senti o la senti scalciare, ti rendi conto del miracolo solo quando te lo mettono sul petto. Sembra stupido, sembra assurdo perché uno dice c'ho il pancione, mi dai calci e tutto quanto, eppure quando te lo mettono sul petto che ti rendi realmente conto di che meraviglia hai creato. È assurdo, ma è così, è realmente così, ve lo posso garantire perché l'ho provato e magari me lo potrete confermare anche voi. Sì, vi rendete conto, sentite i calci, parlate con la pancia, ma quando ce l'avete qui e vi guarda negli occhi, poi Fede non ha neanche pianto, quindi mi guardava con quegli occhioni e io dicevo: non è possibile, c'ero bellissimo, c'ero sotto shock, non mi sembrava vero, sembrava un sogno. E lo stesso so che capiterà questa volta, perché io sono di 6 mesi e non mi rendo ancora bene conto. Nonostante io sia felicissima, ogni tanto mi viene in mente, perché magari non dà il calcio, il calcetto, non la sento, e a volte me ne scordo anche. Tant'è vero che corro, vado, faccio, dico, disfo e ridisfo, e Ricky mi dice: sì, ma calma, sei incinta, non esagerare, non ti sforzare, perché a volte proprio me ne scordo. E quando ci penso dico: oh, che bello, è vero, cioè proprio non sono ancora, forse perché non ho ancora la pancia molto grossa. E a volte ho questi lapsus, no? In cui dico: già, è vero, sì, forse è meglio se mi fermo un momento perché sto un po' esagerando. È capitato di sentirmi male, ecco, un'altra delle mie paure è sentirmi male in giro, ragazze, è proprio una cosa che mi fa impazzire, una cosa brutta che mi è successa una volta sola quando aspettavo Fede e per ora, grazie a Dio, una volta sola quando adesso che sto aspettando Alessandra, mi è successo appunto all'Eurospin, stavamo facendo spesa e mi sono sentita proprio mancare, senso di confusione, gambe molli. E quindi, insomma, questa è una delle tante altre paure che ho. Le paure è normale averle, anche quando mi specchio e vedo il mio corpo che cambia, non ho paura. Sono fiera del mio corpo che ha messo, se tutto va bene, al mondo due vite.
mi sembra incredibile che il mio corpo sia riuscito a fare tanto, cioè è una cosa naturale, ma non è neanche così scontato che ci si riesca. Quindi quando mi guardo allo specchio, sì, un po' a volte vedermi cambiare, comunque come a tutte le donne, un po' ti fa strano vedere questa pancia che cresce, il seno che cambia. Ci sono delle cose che comunque quando le guardi dici: caspita, che bello, sto cambiando per la mia bambina, perché la mia bambina sta crescendo. Dall'altra però ti fa strano vederti cambiare, ti senti un po' alien, no? Ti senti un po' diversa, soprattutto, e io adesso sento ancora, sì, se guardo la pancia la sera vedo come degli scatti, no? Della pancia, non vedo ancora che si deforma. Quando poi cresce, mi ricordo Federico, ragazze, 8 mesi, 7-8 mesi già vedevo la pancia fare questi movimenti, lì ti senti proprio. Cioè, ma cosa mi sta succedendo? Poi realizzi ovviamente, però fa un attimino comunque effetto, soprattutto se è la prima gravidanza. Io adesso sono già abituata, so già cos'è, come non è, come funziona, però capisco anche che se è un primo figlio fa ancora un pochettino più effetto. Ragazze, io credo di aver parlato tanto, non mi sto rendendo conto di quanti minuti ho. Tutto bene a parlare con voi, perché forse le paure sono altrettante, ce ne sono veramente tante, ma le più grosse sono queste. Quindi mi piace tanto chiacchierare con voi. Fatemi sapere se questi video, anche un po' così tra di noi, chiacchierare, vi piacciono. Scrivetemi qui sotto nei commenti. Se avete degli argomenti da propormi per fare altri video, poi tra i vlog, tra il video spese, eccetera, dei video in cui vi dico la mia su qualche argomento in particolare, scrivetemi l'argomento qui sotto nei commenti, così ne sceglierò qualcuno e lo farò molto volentieri. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi mando un super bacione, sapete che vi adoro tantissimo. E mi raccomando, passate un buon Halloween, anche se a casa, anche se con la vostra famiglia, però divertitevi, fatevi due risate e spaventatevi un po' con i film di Halloween. Al prossimo video, ciao!